Oggi vi portiamo in uno dei borghi più belli italiani, ovvero quello dei Castelli Romani, Castel Gandolfo, famoso per essere la residenza estiva dei pontefici e i suoi bellissimi giardini che ospitano i resti della villa di Domiziano e la fattoria vaticana. Ha un elegante centro storico e soprattutto la bellezza che lo circonda. Lungo le vie del borgo è facile trovare punti panoramici da cui ammirare il lago Albano. Lago di Albano, che potete vedere in questi frammenti di video. Tutto intorno ci sono dei boschi. Al lago vulcanico si può passeggiare a piedi o in bicicletta, ma anche fare un giro in canoa, barca a vela o con il battello elettrico lungo il sentiero dell'acqua. Entrando nel borgo, in ciascuno dei 5 punti di ingresso, cittadini e turisti di tutto il mondo sono accolti da una colomba in ceramica, incastonata sul muro realizzata dalle artiste artigiane locali, come segno universale di pace e accoglienza. Proseguendo verso l'interno si arriva alla piazza di Castel Gandolfo, che presenta due opere progettate da Bernini, la collegiata di San Tommaso di Villanova e la fontana. È possibile visitare il Palazzo Pontificio, che ospita all'interno l'Osservatorio Astronomico Pontificio, la cosiddetta Spegola Vaticana. Qui Guglielmo Marconi fece gli studi dai quali nacquero la radiofonia e la moderna telefonia. Non abbiamo visitato la chiesa perché quel giorno era in corso un matrimonio, ma comunque e a Castel Gandolfo si può scoprire tutta la bellezza di questo borgo. Qui si trovano anche Villa Torlonia, che ospitò illustri personaggi tra cui Goethe, Palazzo del Drago e Piazza della Libertà, dove ha sede appunto il Palazzo Pontificio. La fontana, lo ricordiamo, è un capolavoro berniniano. La cucina romana e il vino dei castelli sono l'abbinamento perfetto a Castel Gandolfo. È facile ordinare un piatto di bucatini alla matriciana, un buon bicchiere di vino rosso e non resterete senz'altro delusi. Ma da non sottovalutare anche il pesce di lago, come il persico, l'anguilla, la trota. E per non parlare poi di porchetta, salumi e formaggi, che sono in primo piano nella campagna romana. Se si parte da Roma, Castel Gandolfo si raggiunge praticamente in breve tempo. Bisogna percorrere la via Appia Nuova, strada statale 7, in direzione della strada provinciale 140 fino a Castel Gandolfo. Da Roma a Castel Gandolfo 50 minuti circa. Un
Un altro punto da visitare a Castel Gandolfo, sicuramente da non perdere, è il Ninfeo Dorico, un sito archeologico che faceva parte della villa dell'imperatore Domiziano, e quindi sicuramente è da visitare. Una cosa curiosa, a Castel Gandolfo si trova la prima cassetta postale del mondo. Pensate un po', che particolarità! Quel giorno il tempo non era dei migliori, la nostra visita è stata molto corta e quindi speriamo di ritornarci e di proporvi comunque altre curiosità, altri aspetti di questo borgo. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di lasciarci un like.